Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Sesta puntata di Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo come lo intendiamo noi di Rete 8 a 360 gradi. Gli ospiti in studio ve li presento subito perché ormai ci siamo quasi. Mancano davvero pochi giorni all'arrivo della Carovana Rosa in Abruzzo. Come sapete, sarà una 3 giorni davvero molto intensa. L'arrivo domenica sulle rampe di Campo Imperatore, poi ci sarà la giornata di riposo e poi la partenza da Penne, domenica, lunedì e martedì, 3 giorni davvero da segnare con il classico circoletto rosso sul vostro calendario. Gli ospiti di questa sera, lui è sempre presente e noi lo accogliamo sempre, braccia aperte, Andrea Masciarelli. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Accanto ad Andrea c'è un altro ex professionista, anche lui ha calcato, è stato nella Carovana Rosa, Ruggero Marzoli. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera Buonasera a tutti. Ruggero. E un altro ancora grande ex professionista, Leonardo Bevilacqua. Buonasera Leonardo. Buonasera, buonasera a Quanti giri tutti. d'Italia tu, Leonardo? 7 giri d'Italia. Sette giri, invece Ruggero? Così Cinque, sei rinfreschiamo. anch'io. 5-6. Due, due, due. Due, quindi insomma qui ci sono A me mi fa 12-13 giri piacere che d'Italia. Marzoli ne ha fatti 7, 6, no? Quando ne Sì, fa 5, 4? È anche un corridore che viene dalla nostra E poi tu sei squadra. anche direttore sportivo della Bevilacqua Sport Ferretti, Sì. formazione Under 23, giusto? Giusto. È Poi mountain bike mountain bike, e scuola parleremo ciclismo. della vostra attività anche perché siete vincenti, no? Beh. Almeno ultimamente. Buonasera, benvenuto, noi siamo felici, è un dirigente della Guarenna di Casoli, un team che annovera ciclisti, atleti sia della categoria esordienti che allievi, in parte c'è una piccola rappresentanza qui in studio che tra poco, poi più tardi conosceremo, Filippo Rossetti, team Buonasera a tutti. manager appunto della Guarenna di Casoli. Buonasera. Perfetto, fate un applauso, così fatemi sentire. Eccoli. Eccoli qui, sono 3, 6, 7 atleti e altri due dirigenti. Vi dico di chi si tratta. Questo che si trova più vicino a me, questo dirigente è Daniele Travaglini, che è il segretario della società. Poi c'è un corridore, anzi un corridore con una maglia particolare, poi vi diremo qual è questa maglia perché è campione regionale esordienti. E poi c'è l'uomo con i baffi davvero particolari. Anche lui, Travaglini, Nicolò Travaglini, che non sono parenti, due. Vicepresidente della società. Perfetto. Allora, iniziamo come detto con il Giro d'Italia che tra pochi giorni approderà in Abruzzo. A proposito, facciamo così, proprio per presentare nella maniera migliore questo grande spettacolo, questa grande 3 giorni. Andrea, anticipa tu quello che tra pochissimo vedremo, un ampio servizio realizzato dal collega Enrico Giancalli che non è qui in studio come di solito, nemmeno Maurizio Formichetti, ma li vedremo poi in voce, soprattutto sulle rampe di Campo Imperatore, perché proprio oggi siete andati Sì, oggi siamo su quelle partiti, abbiamo percorso gli rampe. ultimi 70 km del Eh? Però. percorso. Siamo partiti da Popoli questa mattina verso le 9:30-10. Poi strada facendo abbiamo fatto tutto il percorso fino ad arrivare a Campo Grande Imperatore. fatica anche per il tempo Sì, che abbiamo tanta trovato acqua. tanta acqua e 5-6 gradi sopra, quindi era abbastanza freddo. Meno male che domenica si prevede un tempo migliore, perché altrimenti pure per i corridori, per noi vedremo delle immagini molto suggestive per noi che siamo tranquillamente seduti, però c'erano muri Muri alti di di neve. metri, alti 2-3 metri. Sì, sembrava. Io mi ricordo quando correva mio padre, correva anche Leonardo. Mi ricordo una foto di Johan van de Velde sul Gavia, sembrava la stessa immagine, quindi domenica sarà un bello spettacolo. Un bello spettacolo. Allora, godiamoci questa ampia, anche se è uno stralcio, un'ampia anteprima dello speciale Strade d'Abruzzo che andrà in onda su Rete 8 Sport domani sera alle 20, 22:30, il servizio realizzato da Enrico Giancarli. Vediamo. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Tappa importante anche perché arriverà dopo la tappa di Montevergine e praticamente da Bussi fino ad arrivare su sono 40 chilometri quasi tutte di salita, perché faremo i 17 chilometri fino a Calascio, poi un breve tratto di pianura fino a Santo Stefano, 10 chilometri che ci porteranno alla piana di Santo Stefano. E poi di nuovo gli ultimi 5-6 km di salita dura per Campo Imperatore, salita Pantani. Sì, sarà una domenica speciale per tutta l'Italia, ma soprattutto per noi abruzzesi. L'ultima salita è veramente molto impegnativa, il vento farà sicuramente anche lì la differenza, sicuramente sarà un bello spettacolo. Allora, Matteo, tu la tappa al giro l'hai vinta, che tappa sarà a Campo Imperatore? Vai piano per oggi, mi raccomando. Sarà una tappa veramente dura. Poi sarà, diciamo, la prima che dirà come stanno i ragazzi. Sei pronto per venire con noi piano piano? Sì, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Siamo arrivati al bivio di Campo Imperatore, abbiamo fatto oltre 60 km da Popoli, gli ultimi, quelli più duri, stanno per iniziare. Che salita è stata finora? Lo andiamo a chiedere a Matteo e a Andrea, ad Alessio che ci ha accompagnato con una gamba fantastica e a Maurizio Formichetti che è il padre di questa tappa che regalerà all'Abruzzo la visibilità in tutto il mondo che ama il ciclismo. Matteo, che tappa è finora? Gli ultimi chilometri sono veramente duri, la salita quella di Calascio è molto impegnativa, poi l'ultimo pezzo qui non è tanto duro, però rimarranno sicuramente in pochi a giocarsi la tappa, quindi poi gli ultimi 3 chilometri saranno infernali. Andrea, che strade hai visto fino a questo momento, che tappa ti aspetti? Ma strade bellissime, come vi ho detto prima, tutte asfaltate. La salita non è molto dura, ma è molto lunga, quindi anche chi vorrà fare la differenza nel finale dovrà gestirsi bene sin dall'inizio. Negli ultimi 50 km già si deve gestire mangiando e bere, perché la tappa è 230 km, quindi sarà molto impegnativa. Per un turista, non un ciclista professionista, con che rapporti si fa la salita di Santo Stefano e di Calascio? Ma 36, 23, 25 si fa abbastanza agilmente. In gara, secondo te Matteo, come saliranno domenica? Saliranno soprattutto il primo pezzo, lo faranno forte per rimanere quei 30-40 corridori. Rapporti usati? Ma il primo pezzo può darsi pure di 53, perché è una salita molto veloce, poi di 39. Alessio, complimenti perché è una gamba da ciclista, anche se tu sei uno sciatore, sci di fondo, vinci trail, complimenti. Grazie. Che salita hai visto tu? Io sono stato sempre a ruota, quindi ho visto poco la salita, ho visto le vostre ruote. Maurizio, mi sono permesso di dire che sei il padre di questa tappa, come sei il padre da tanti anni di tutte le tappe abruzzesi. Faremo vedere questa parte di Abruzzo in tutto il mondo ed è un bel vedere. Beh, noi ci mettiamo impegno, ci mettiamo capacità, ci mettiamo conoscenza, ci mettiamo tutte quelle qualità che servono per fare di una tappa del Giro d'Italia un evento straordinario, ma soprattutto per permettere a questa regione
di essere visibile in tutto il mondo. Tu sai, io batto sempre su questo tasto dove noi abbiamo un tesoro da far scoprire, però facciamo sempre fatica a capire le bellezze della nostra regione. Dietro Alberto Capo sta inquadrando il Gran Sasso, nulla da invidiare, no, alle Dolomiti? Guarda che cartolina, Maurizio. No, assolutamente no, mi dispiace solo che quest'anno la stazione sciistica è stata chiusa, praticamente ha operato nel mese di aprile, qui 20 giorni fa c'erano ancora 5 metri di neve, si ringraziano gli operatori della provincia dell'Aquila che con le turbine hanno permesso la riapertura della strada. Adesso faremo ancora qualche chilometro con pendenze agevoli, poi gli ultimi 7 davvero impegnativi, un drittone con pendenze intorno al 13% e poi le curve finali che ci porteranno a Campo Imperatore. Lì l'attacco nel 1999 di Marco Pantani che staccò Gotti e Jimenez e arrivò da solo ai 2200 metri di Campo Imperatore. Adesso li scopriremo insieme. Ragazzi, mi raccomando, piano piano. Ti sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Salita non continua, ma saranno 40 km, di cui gli ultimi 5 qua durissimi, e io penso che arriveranno i 2-3 avanti e gli altri tutti staccati. Come avevamo detto prima, è una salita lunghissima, oltre 40 km. Comunque più che altro ti logora il continuo salire per poi arrivare qui a 2200 metri, dove gli ultimi 3-4 km sono veramente duri. È molto impegnativo, come abbiamo già detto, bellissima la cartolina del muraglione di neve che mi ricorda tantissimo il Gavia con Van de Velde che transitò per primo nell'88-89. Sono delle immagini che rimarranno per sempre impressa a tantissimi tifosi e tutto il ciclismo, soprattutto abruzzese. Bene, benissimo, questo è l'ampio servizio, questa ricognizione, salita di Campo Imperatore, 2130 metri, lì si salirà in vetta, la carovana rosa salirà in vetta domenica, un'anteprima gustosa di questo speciale Strade d'Abruzzo che ci sarà su Rete 8 Sport domani a partire dalle 22:30, 30 minuti davvero tutti da gustare e da vedere. Andrea, chi era il più stanco oggi? Ma diciamo un po' tutti. Un po' tutti, anche per il tempo, ricordiamo, sì. C'era tanta sì, pioggia. Poi come ho detto, facendo tantissimi chilometri in altura, sopra i 1000 metri, l'ossigenazione manca e quindi siamo arrivati tutti quanti un po' con un po' di fame sopra. Insieme ad Enrico avete riconosciuto Andrea, Maurizio Formichetti e poi Matteo Rabottini, e c'erano anche Alessio Giancola che è un istruttore di sci di fondo, insieme a lui Alfonso Trilli, istruttore di sci alpino, e anche il ciclista amatoriale Aurelio Di Pietro del team Go Fast. Poi parleremo anche di questo team perché c'è stata un'altra vittoria importante in una gran fondo importante di cui vi faremo vedere delle immagini, le vie del sale, la gran fondo di Cervia, sicuramente voi la conoscete, no? Ruggero, allora, insomma, questo ampio servizio, queste strade, questa cima, che cosa ti ha in qualche modo ricordato, no? È una salita delle tue edizioni del Giro d'Italia. Ma io questa salita qua si era fatta nel 99 e io il Giro d'Italia non l'ho fatto nel 99, il mio primo Giro d'Italia era nel 2002 con la Formaggi Trentini, dove poi ho colto un secondo posto a Varazze.
dietro Lombardi, maglia verde, e poi ho fatto altri giri d'Italia dove ho conquistato, ho portato la maglia blu, la maglia ciclamino e altro. Cioè, e per quanto riguarda questa salita, me la ricordo molto bene, sia il mio primo anno da professionista, quindi 99, ho fatto un ritiro di circa un mese con Andrea Masciarelli, con Simone, con Francesco che era piccolissimo, suonava il piano, me lo ricordo ancora, con Danilo Di Luca, Davide Santuccione, erano tutti ragazzi e tutti i giorni scendevamo, arrivavamo verso l'Aquila, facevamo il giro di Campotosto piuttosto che altri giri e tornavamo su. Quindi anche nel 2005 eravamo solo io, Andrea e Simone, stessa cosa, un mese in altura tutti i giorni, risalivamo di questi 40-45 chilometri di salita, 2200 metri di dislivello, una salita veramente, veramente importante, veramente impegnativa, soprattutto negli ultimi 7-8 chilometri dove troviamo punte del 12-13% e dove il dislivello è di circa 1000 metri. Come anche diceva Andrea, c'è anche un altro fattore, ovvero l'altitudine. Anche il vento, ho sentito, no? Che potrebbe influire. Sì, anche il vento sicuramente, però dopo i 1500 metri di altitudine sì, veramente il metabolismo cambia, veramente l'ossigenazione cambia, si fatica molto di più, si consuma di più, e chi negli anni da professionista non è stato abituato a lavorare in altura veramente ne risente tantissimo. Io negli ultimi anni di carriera ne risentivo meno perché facevo diversi stage in altura, sia a Livigno d'estate, sia in Messico a Toluca d'inverno, e quando non potevo andare a Livigno appunto dormivo a Campo Imperatore. Aiuta poi nelle tappe di montagna, ecco perché il corridore poi quando inizia a avere 30 anni alle spalle, tanti anni questo da professionista, anche nel corso della stagione, no? Nel corso della stagione e nel corso della vita, richiamo, diciamo, della vita ciclistica ci sono dei richiami, il fisico non dimentica, e quindi io poi mi sono trovato anche bene alla Vuelta, che stavo facendo un'alta classifica, il merito era sicuramente dei tanti stage in altura. Per tornare alla tappa abruzzese, è chiaro che vogliamo mandare un messaggio importante a tutto il mondo ciclistico, e quindi sarà sicuramente una bella giornata di sport. La salita è impegnativa, importante, ricordiamo ancora Pantani, e quindi ci aspetteremo sicuramente grandi campioni quali Froome, Dumoulin, lo stesso Chavez, Yates. Ecco, poi parleremo oggi appunto quello che è successo anche oggi, perché la prima vera salita sull'Etna è già il primo scossone un po' alla classifica. Ma sì, grazie Ruggero, volevo far intervenire anche Leonardo. Leonardo, quando tu hai corso il Giro d'Italia sicuramente erano diciamo così tempi più altri poetici tempi. Ma non per questo, non per questo, però anzi forse era più dura, no? Perché ci hanno le biciclette erano più pesanti, infatti siamo arrivati sotto a Sergi lì alla funivia, l'arrivo del Giro d'Italia nel 1982, non ricordo bene, che il Giro d'Italia è venuto in Abruzzo. L'arrivo era lì alla funivia di Assergi, perciò lì deve iniziare la salita. Una salita che io ho fatto una volta in bici in allenamento, la seconda volta ho preso la funivia e sono andato su. Hai fatto prima? Ho detto non vale la pena farla. Proprio altri il tempi. Discorso del vento, lì il vento lo troveranno sicuramente negli ultimi chilometri. E può essere determinante perché cioè, oltre che i corridori sono un po' appannati, guidare la bici e cercare di controllare potrà creare problemi. Poi come abbiamo visto nell'immagine, mi sa che ci sono ancora c'è molta neve, sì. Non potranno montare, la strada è completamente sgombra. Sì, però non potranno montare praticamente l'hospitality, cioè dove gli sportivi sono invitati. Ecco, a tale proposito ricordiamo che proprio saranno in tantissimi gli appassionati che proveranno a salire su, però chiaramente le strade saranno già tutte chiuse, sì, dal giorno prima.
dal pomeriggio, dalle 16, come fino hanno... a Fonte Cerreto, sì, cioè la base della funivia. Della poi funivia. Da lì vedremo anche dei servizi, a tale proposito che abbiamo mandato sia oggi che ieri in cronaca, proprio per dare maggiori informazioni ai tanti appassionati che domenica vorranno seguire dal vivo, vorranno toccare con mano i protagonisti. Quindi lì devono recarsi dei... lì e attendere la funivia che porta chiaramente... un certo numero di persone non molte alla volta. Persone, 50 persone, cioè è dura farle salire. Lo so. Se succede come bisogna a Passo Lanciano, dove c'erano le navette e ce n'erano tante, la gente ha dovuto aspettare parecchio. Sono previste diverse migliaia. Però arrivare a Fonte Cerreto, chi avrà la possibilità di trovare dei pass, perché lì c'è l'organizzazione, ci sì, sono le varie strutture degli sponsor, dove si possono avere dei lascia passare, però il problema sarà sempre arrivare sopra. Con la funivia dovrai fare la fila per chi avrà il pass e per chi non l'avrà. Certo, bisogna armarsi di pazienza in qualche modo. Se no, l'unica cosa è salire dalla parte di Penne, Farindola, Vado di Sole, fino a uscire al bivio che abbiamo visto prima, e lì poi ci saranno 9 chilometri da fare a piedi. Perfetto, completiamo il giro con Filippo Rossetti, perché volevo sentire da un dirigente di una società ciclistica giovanile, a proposito, da quanti anni esiste la vostra società, Filippo? Questa società è il quarto anno di attività. È il quarto anno. È il quarto anno. Però nasce siamo, magari sulle ceneri di qualche nasce sulle società. Ceneri della Guarena 2000. Perfetto. Che ha iniziato l'attività nel 2000, proprio all'inizio del millennio. 2000, quindi Guarena 2000 giustamente nel 2000. Ecco, da dirigente, l'arrivo, l'approdo della Carovana Rosa in Abruzzo, tra l'altro in 3 giornate, perché in mezzo ci sarà questa giornata di riposo e poi il martedì successivo la partenza da Penne. Che significato ha anche per questi ragazzi, no? Sicuramente è un evento di caratura internazionale, quindi fa sempre piacere ospitare certe manifestazioni sulle strade di casa per noi abruzzesi. E poi è anche soddisfacente vedere ragazzi che sono passati nelle categorie giovanili, ecco, partecipare a queste manifestazioni. Ne cito uno, Giulio Ciccone, che oggi è stato protagonista fino a quando ce l'ha fatta di un'ottima prestazione. 2 anni fa è riuscito anche a vincere una tappa. Una tappa regina, Sestola, una delle tappe regine del... Ecco, d'Italia, un ragazzo che si incontrava tutte le domeniche nelle gare giovanili, adesso vederlo partecipare a certe manifestazioni e andare fa molto piacere. Ecco, non so se dobbiamo andare in pausa pubblicitaria oppure abbiamo ancora qualche minuto. Mi rivolgo a Diego Martelli e Andrea Berardinelli. 2 minuti. Allora, il nostro regista Danilo Cinquino, a proposito di Ciccone, parliamo un momentino di quello che è accaduto oggi. Non so, potete inserirvi chi vuole. Andrea, allora, c'è stato la prima vera salita del Giro in questa sesta tappa, oggi era la sesta tappa, sull'Etna. C'è stata questa doppietta dei corridori della formazione australiana, esatto, la Scott, se sì, non ricordo male. Ecco, Chavez ha vinto perché è uno scalatore puro, però insomma, sì, diciamo di lui, che chi ha fatto... Yates, che ha preso la maglia, l'ha strappata da Dennis. Ha fatto veramente l'impressione veramente da campione è stato Yates, che con un chilometro ha rifilato 26 secondi al gruppo, sì, dei big, migliori, diciamo così. Ed è quello che fa al momento più paura per la classifica finale. Per quanto riguarda Giulio, l'ho sentito prima, piano piano si sente meglio, anche la tappa di domenica lui cercherà. Ha provato, no, a 5-6 km dall'arrivo. Ha provato 2-3 volte, la sua sensazione è di stare sempre meglio. Diciamo che la tappa qui di casa ci proverà. Si avvicina, quindi ci proverà. Speriamo. Leonardo, volevo inserirti, abbiamo 30 secondi, poi congeliamo la tua risposta. Sì, ha fatto bene anche all'Abruzzo vedere un corridore abruzzese, però quando l'ho visto partire, per me ho capito che sicuramente avrà ricevuto ordini dall'ammiraglia, perché visto che il gruppo recuperava, e purtroppo adesso riescono a calcolare il tutto, certo. Lui si è messo in evidenza, è quello che doveva fare, però per vincere non bisogna fare quelle cose.
però si è fatto vedere, cioè importante. Si è fatto vedere sicuramente. Si è fatto vedere i campioni. Allora, noi andiamo in pubblicità e subito dopo torneremo in studio per continuare a parlare di ciclismo con i nostri ospiti. A tra poco. Bene, di nuovo in studio, in diretta, Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo secondo Rete 8. Ruggero, volevo anche coinvolgere te ovviamente su questo discorso della tappa di oggi. C'è stata questa doppietta della formazione australiana, ha cambiato padrone per il momento la maglia rosa e sulle spalle di Yates. Te l'aspettavi? Ma sinceramente la Mitchelton Scott è sicuramente una squadra importante, una squadra di matrice australiana, e Yates non è nuovo a non dico a imprese, ma comunque a buone credo prestazioni. Credo sia il suo secondo successo in una tappa del Giro d'Italia. Ma sì, ha già vinto Yates. Al Giro, ha fatto settimo in Tour, cioè vinto comunque la Tirrenia Adriatica. È un corridore. Poi è chiaro che fino a questa mattina parlavamo di Froome, parlavamo di Dumoulin, quindi non di, piuttosto che anche Chavez, comunque c'erano Pozzo Vivo, cioè si sono visti fondamentalmente tutti i migliori e più quotati all'inizio del Giro. Quello che ha fatto la differenza, che ha fatto vedere qualcosa in più, forse anche tanto in più, è stato appunto Yates. Quindi te l'aspettavi che andasse così forte? No. Prendiamo atto e oggi è il primo arrivo in salita, la prima severa salita, diciamo, il Giro d'Italia nelle prime 9 tappe troviamo subito 3 arrivi in salita, questo è il primo, troveremo Montevergine e poi il Gran Sasso, e quindi diciamo che fra una settimana abbiamo già il quadro della situazione. Ecco, tornando alla maglia rosa del britannico, mi rivolgo ad Andrea o anche a Leonardo, ha fatto vedere troppo oggi questo corridore? Secondo me è stato fermato giustamente dalla squadra, perché aveva il compagno di squadra avanti, e se partiva qualche chilometro prima guadagnava molto di più. L'ammiraglia, vedendo che Chavez aveva un vantaggio di circa 30 secondi, allora in quel momento ha dato l'ok. Fatto vedere troppo, aveva partire. Una gran gamba. Se partiva qualche chilometro prima guadagnava molto di più, soltanto che aveva il compagno di squadra avanti e ancora non si sapeva sulla classifica, sulla tappa, se era sicuro nelle mani loro, allora hanno aspettato un pochettino. Leonardo? Giustamente. Si è mostrato anche un gran signore facendo vincere il compagno di squadra, pur perdendo una decina di secondi, perché se lui tirava dritto, per certo, me prendeva altri 10 secondi minimo. E nella classifica generale c'è, cioè, Dumoulin secondo a sì, 16 Dumoulin secondi. L'ho visto abbastanza bene, poi non ho seguito bene gli ultimi chilometri, però sempre lì, anzi a lui gli sta bene che una squadra così importante, certo, prende la maglia rosa. C'ha sempre questa piccola cronometro che dobbiamo dire che, a differenza di tutti gli altri Giri d'Italia, quest'anno come cronometri ce ne sono poche, cioè c'è rimasta soltanto 35 chilometri, giusto? Mi sembra 30 chilometri. Quest'anno sono 20 chilometri in meno a cronometro. Sì, 20 quindi chilometri, se importante. Pensiamo che 20 chilometri di meno per un Dumoulin su tutti gli altri sono minimo 30 secondi, forse 40. Anche di più, quasi due un minuto. Sono un minuto, quasi oltre un minuto, e cioè Dumoulin questo lo sa. Aron ne ha perso 50 secondi, ecco, in 9 chilometri, va bene, però anche oggi Aron non l'ho visto com'è andato, no? Non ho visto. Ma bene, fatto, oggi italiani è arrivato vivo, lì, è andato bene. Ha perso qualcosa? C'è stata la formula, ha perso parecchio, visto che lui era l'uomo di punta della Bora. Ha perso più di 5 minuti. Lo stesso Froome ha giocato. Froome, sì, diciamo che rispetto alle altre tappe, comunque ha già fatto vedere che sta molto meglio. Comunque, quando si dice, 12 ci sono. Cioè, questa tappa. Diciamo, il gira ancora comincia, quindi c'è ancora molta strada. I migliori sono arrivati tutti insieme alla fine della. Questa tappa ci ha fatto capire chi non potrà vincere il giro, come si dice normalmente. La prima domenica, salita è quella di domenica, lo stesso discorso, anzi, per noi anche. Noi abruzzesi, non dico che sarà una tappa, però eliminerà
quegli uomini che non saranno in buona condizione al nord. Allora facciamo così, abbiamo altri due contributi da farvi vedere soprattutto su come si stanno organizzando un po' anche il territorio, come si sta organizzando per esempio le amministrazioni, come stanno organizzando le amministrazioni comunali proprio per ricevere queste migliaia di persone che presumibilmente sicuramente domenica affolleranno i tornanti e saliranno su a Campo Imperatore. Vi facciamo sentire un servizio che abbiamo mandato ieri in onda sui nostri telegiornali, è andato in cronaca, Marianna Gianforte che ha fatto così il punto della situazione. Poi ne sentiremo un altro, sempre di Marianna Gianforte, invece, che fa il punto della situazione a tutt'oggi. Allora andiamo con il primo filmato. Tappa numero 9 del Giro d'Italia, quella che partirà da Pesco Sannita per arrivare a Campo Imperatore, su quella cima a 2135 metri di quota sul Gran Sasso che fece tremare l'Italia di emozione nel 1999, quando il pirata Marco Pantani scalò la vetta a lui intitolata, la città si scopre non proprio perfettamente pronta. L'amministrazione comunale garantisce piena attività perché tutto sia a posto per domenica 13 maggio. Allo studio anche una speciale illuminazione rosa per i principali monumenti cittadini, Colle Maggio e Fontana Luminosa ad esempio. Ma non ci sono ancora decori e addobbi che annunciano l'arrivo della Corsa Rosa numero 101. Campo Imperatore, va detto che il nostro potere di incidenza è stato di molto, molto limitato, molto ridotto, perché in realtà il RCS, che è la società che organizza il giro, ha una propria organizzazione e prende pieno possesso, diciamo, di tutte le parti in cui il giro attraversa, in cui il giro passa. Quindi diciamo il nostro intervento è marginale. Abbiamo dato ampio avviso della problematica, tra virgolette, che abbiamo, che immaginiamo che essendoci un gran numero di afflusso da parte di spettatori, la capacità della funivia è quella che ben conosciamo, per cui la portata della funivia è quella che ben conosciamo, per cui è evidente che potranno esserci dei disagi per ridiscendere. Sarà comunque sempre attiva, ma il numero delle persone che potrà trasportare sarà limitato a quello che conosciamo. Per i dettagli bisognerà aspettare una conferenza stampa ad hoc che il sindaco Biondi intende convocare nelle prossime ore. La vera incognita è la gestione dell'afflusso dei partecipanti. Unico mezzo per tornare a Fonte Cerreto sarà infatti la funivia, essendo la statale 17 bis chiusa, che può però trasportare un massimo di 500 persone all'ora. Facendo un rapido calcolo, per 3.000 presenze ci vorranno oltre 6 ore. L'appello degli organizzatori è dunque di attrezzarsi non soltanto del giusto abbigliamento, il meteo infatti è incerto, ma anche di tanta pazienza. Insomma, questo è il servizio di Marianna Gianforte, la conferenza stampa a cui accennava la collega c'è stata proprio oggi, e poi sentirete proprio il sindaco parlare, mentre in questo servizio avete ascoltato l'assessore Piccinini. Insomma, qualche problemino sicuramente ci sarà, perché l'afflusso si prevede abbastanza massiccio, no? Sì, stavo dicendo prima, lì avranno anche problemi per il montaggio delle transenne? Delle transenne, cioè ci saranno, come a Passolanciano c'erano delle parti riservate per gli ospiti, dove i vari sponsor, aree. Pinarello, sì. Mediolan, cioè tutte queste grandi ditte davano spazio per i clienti, e qui non potendo montare queste strutture, cioè praticamente non danno nemmeno i pass per andare su, perché praticamente non c'è. Voglio dire, la RCS sicuramente conosceva da prima insomma, ma il problema... logisticamente il posto, quindi ma il posto è quello si arriva dove la strada finisce in realtà, quindi in una piazzola dove c'è un hotel e c'è un rifugio. L'anno scorso era già diverso, perché la strada continuava ancora e saliva ancora per 5-6 km, quindi c'era tutta questa strada da poter posizionare i mezzi, quindi effettivamente è improbabile, è quasi impossibile far arrivare su i mezzi e soprattutto tutti quei tifosi, tutte quelle persone. E meno male che il giorno successivo ci sarà il riposo. Comunque molte persone andranno su già qualche giorno prima. Oggi mentre facciamo la ricognizione già abbiamo visto qualche camper parcheggiato
Ma comunque quindi... è bello anche arrivare a 2-3 km dall'arrivo, eh. È comunque uno spettacolo, anche perché ci sono, è scoperta, quindi c'è un curvone lì all'ultimo chilometro, gli ultimi 2 chilometri, che vedi tutta, vedi tutta la salita. Insomma, lo scorrere della... Dai, le curve iniziano gli ultimi 3-4 km, quindi meno 9 a meno... almeno quei 4-5 km, diciamo che da sopra si vede, cioè posizionarsi ai 3 km comunque vedi buona parte della salita. Le previsioni meteo dovrebbero essere sicuramente migliori di quelle che avete trovato oggi, voi Andrea, addirittura c'erano pochissimi gradi proprio in vetta, erano 5-6 gradi, poi con la pioggia sentono ancora di più, sicuramente speriamo che insomma il tempo almeno sia un po' clemente. Allora, noi sentiamo anche il secondo servizio, sempre firmato da Marianna Gianforte, la conferenza stampa che c'è stata oggi in comune con le dichiarazioni del sindaco. Nessun ritardo nella preparazione dell'accoglienza del Giro d'Italia, che domenica 13 maggio arriverà per la sua nona tappa a Campo Imperatore. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, garantisce che la città è pronta, spettacoli e poi slow food dedicati alla Corsa Rosa. Manifesti 6x3 pronti per essere affissi nei luoghi cruciali della città, agli ingressi est e ovest principalmente. Una tappa che non toccherà la città in quanto tale, arrivando direttamente sul Gran Sasso. Con buona pace per gli operatori turistici locali, che già lamentano il mancato coinvolgimento degli albergatori dell'Aquila. Ma al netto delle polemiche che non mancano mai, l'arrivo del Giro è comunque una grande festa. Ci saranno dei prezzi speciali per la funivia, ci saranno delle aperture straordinarie dell'infopoint, sono stati fatti dei prezzi scontati per consentire a quanto più gente di poter partecipare a questa festa. Però c'è un problema, che se arriverà molta gente, la funivia ha una portata oraria che è all'incirca intorno alle 500 persone, quindi se ci fossero 3.000 persone, considerato che il primo viaggio sarà riservato agli atleti e agli staff, agli organizzatori, ci vorrebbero volere anche diverse ore, quindi bisognerà pazientare molto. Stiamo redigendo un piano di sicurezza, gli organizzatori hanno un loro piano di sicurezza, abbiamo cercato per quanto possibile di sistemare la zona del piazzale di Campo Imperatore per eliminare tutto ciò che potesse essere pericoloso, sono stati posti dei New Jersey a protezione del tunnel, abbiamo chiesto ai ragazzi dell'ostello di aprire, di stare fino a tardi per intrattenere anche le persone. Strade chiuse sin da sabato pomeriggio all'altezza della località Fossa di Paganica a Campo Imperatore. La prefettura ha stabilito una capienza massima di 3.000 persone al piazzale di Campo Imperatore, e cioè al punto d'arrivo della Carovana Rosa, dove si può arrivare con corso e uno stop della funivia da Fonte Cerreto. Ingenti le misure di sicurezza che saranno allestite. Intanto, in queste ore, gli operai del centro turistico sono al lavoro per ripulire le strade dai residui di neve, che comunque resta alta ai lati della carreggiata. E speriamo ovviamente che non cada in questi giorni che ci separano dall'arrivo della Carovana Rosa domenica sulle rampe di Campo Imperatore, che non cada appunto la Coltre Bianca, ma credo di no, perché le previsioni almeno dicono questo. Noi ci spostiamo da quest'altra parte per iniziare a conoscere questo bel gruppo di atleti, ma anche di dirigenti, Guarenna di Casoli. Allora, io in sede di presentazione ho detto che questa è una... rappresentanza sia della categoria esordienti che appunto allievi. Allora, microfono a chi? Chi è che ha il microfono? No. Allora, microfono a Nicolò Travaglini, perfetto, vicepresidente. Intanto vogliamo salutare il presidente di questa società. Lo salutiamo, Giovanni Di Florio, che sì. Lui è uno storico giudice di gara, sono anni che non è più in attività di giudice, ma ci accompagna con la società. E lui è un sportiva. Po' il motore di questa società. Il motore, società. Lui è stato il promotore che l'ha voluta sia dalla Guarenna 2000, che anche poi quando i dirigenti della Guarenna 2000 hanno deciso di sciogliersi, e lui è stato il promotore a dire continuiamo, e noi siamo chi già c'era, chi è subentrato dopo, abbiamo deciso di accompagnarlo in questa avventura. Numericamente è un bel gruppo questo della Guarenna, quanti siete? Sì. Di atleti, parliamo di atleti, poi magari atleti anche abbiamo 5 allievi e
5 esordienti. E qui sono presenti praticamente? Sono 2 allievi e tutti gli esordienti. Anche perché abbiamo, credo che gli allievi provengano magari da fuori regione. Sì, fuori abbiamo regione. Un ragazzo di Sulmona, Presutti Massimiliano, che salutiamo, Antonio Rocco di Termoli. Ah, quindi, ecco, Termoli, sì. Molise. E Raffaele Trapani è un pugliese di San Severo. Colgo l'occasione per salutarli, certo. Tutti e tre. Allora, microfono all'altro dirigente, poi conosceremo naturalmente anche gli atleti. Daniele Travaglini, segretario della società, ricopri anche qualche altro incarico? No, noi diciamo che tutti ricopriamo un po' tutto. Bisogna organizzarsi, siete un po' una grande famiglia in qualche modo. La gestione di alcune cose me ne occupo io, ci siamo divisi i compiti. Principalmente io mi occupo della gestione degli esordienti, Filippo di quella degli allievi, con l'aiuto del nostro vicepresidente e del presidente, che appunto la domenica vengono con noi. E, che dire, siamo al nostro quarto anno di attività, cogliamo l'occasione anche per ringraziare tutti gli sponsor che continuano a credere in noi, perché senza sono di fondamentali, loro, sono fondamentali. No, sono fondamentali perché noi ci mettiamo tanto impegno, ma anche serve anche la parte economica, e senza di loro non potremmo mai andare avanti. E allora, conosciamo questi ragazzi, iniziamo con questa maglia di campione regionale. Categoria, presentati. Io sono Samuele Colanero e sono esordiente secondo anno. Quindi dove hai conquistato questa maglia? A Tollo il 22 aprile. 22 aprile, quindi diciamo recentemente. Da quanti anni vai in bicicletta? Questo è il terzo anno. Terzo anno, questo è il primo titolo regionale? No, questo è il primo titolo regionale. Perfetto, quindi sicuramente già sei soddisfatto, anche se la stagione adesso continua, no? Sì. Poi voi siete reduci, poi vedremo anche le immagini, voi no, esordienti nella categoria allievi, sono reduci dalla corsa di Fossa Cesia, una corsa che è arrivata alla 57esima edizione, quindi sicuramente una corsa molto importante. Allora, microfono che può salire. Io sono Cristian Di Menno, esordiente primo anno e sono da 3 anni che faccio ciclismo. Perché ti piace il ciclismo, Cristian? Sì. Perché ti piace? Perché da piccolo amavo andare in bici, anche se non... C'è qualcuno che ti ha in qualche modo spinto? No. Mamma, papà? No, da solo, vedendo una mia compagna di classe che andava in bici, allora ho provato anch'io. Grazie Cristian, puoi passare il microfono? Buonasera, sono Giorgio D'Andrea, esordiente secondo anno. Giorgio? Sì. Perfetto Giorgio, ti trovi bene in questa grande famiglia? Sì. Sì. Chi è il tuo allenatore? Da chi segui più i consigli? Da chi ascolti di più? Seguo più i consigli di Filippo Rossetti e Filippo Daniele Travaglini. Il manager che sta seduto lì. E Daniele Travaglini. Il tuo obiettivo qual è da qui in avanti? Tanto di divertirti. Sì, e cercare di arrivare almeno fra i primi 10. Tra i primi 10, perfetto. Grazie, andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Gianluca Di Gregorio, esordiente secondo anno e questo è il primo anno che faccio il ciclismo. Esordienti secondo anno, quindi diciamo l'età, no? Esordienti, ricordiamola, l'età, che fascia di età? 14 anni. Non avete il microfono, 13-14 anni, va bene, 13, perfetto. 14. Vuoi dirmi qualche altra cosa? Mi hai detto da quanti anni che pedali? È il primo anno questo. Ah, è il primo anno, insomma è un po' tardi, no? Ma non è mai tardi per iniziare, perfetto, andiamo avanti. Io mi chiamo Ceroli Umberto e sono allievi primo anno. Allievi primo anno, tu hai partecipato, tra poco vedremo il servizio, a Fossa Cesia? Sì. Era dura? No, ho bucato. Hai bucato? Sei stato sfortunato. Al primo giro. Ma non ti sei ritirato però, o sì? Non c'era il cambio ruote. Ah, non c'era il cambio ruote, quindi o andavi a piedi oppure dovevi farti venire a prendere dalla macchina. Perfetto, andrà meglio sicuramente la prossima volta. Sono Giuseppe De Laurentiis, allievo secondo anno. E questo è un nome importante, anche gli altri sono importanti ovviamente, sono tutti per importanti. L'amor di Dio sono tutti importanti. Perché, ricordalo tu, perché alla corsa sono arrivato di Fossa sesto alla corsa nella di top ten. Sì, diciamo è andata bene. Poteva sesto posto, bene. Sì. Poi sentiremo, io ho detto nel servizio, settimo posto, mi scuso con te e anche con i telespettatori. Quindi sei entrato nella top ten, grande soddisfazione. Sì, sono rimasto attaccato ai migliori, poi... Non si potevano proprio prendere quei due lì davanti?
In volata diciamo che non sono forte. Non sono molto bravo e non sono riuscito a... Evviva la sincerità. Andiamo avanti, conosciamo anche l'ultimo. D'Orazio Angelo, esordiente di primo anno. Angelo, insomma, tu da quanti anni invece? Che io corro di... da 7 anni. Ah, quindi hai fatto anche la fila. Uno, sì. Dai giovanissimi. Sempre nella Guarenna? No, prima correvo con la Sangrobike. Poi sono andato con loro. Perfetto, grazie Angelo. Volevo far intervenire di nuovo Filippo, il team manager di questa società, di questa associazione Guarenna di Casoli, perché diceva appunto nella vostra zona, nel vostro territorio ci sono anche altre, cioè com'è il ciclismo? Si mastica ciclismo da quelle parti? Ciclismo si mastica, c'è un numero di ciclomatori impressionante nella nostra zona. Di ciclismo giovanile le realtà sono poche, abbiamo la Sangrobike di Marco Di Renzo che cura tutta la parte Marco Antonio Di Renzo, lui cura tutta la parte dei più piccolini, dei G1 fino ai G6 e poi subentriamo noi che abbiamo gli esordienti e gli allievi e con lui c'è una collaborazione, diciamo che è un po' il nostro settore giovanile, da lui poi passano da noi per affrontare le prime due categorie superiori. Filippo Rossetti, il team manager di questa società, 4 anni che in pratica avete preso in mano, sì, dalle ceneri di Guarenna 2000, insomma è stato difficile inizialmente? La strada era già ben avviata dalla gestione precedente, dalla società precedente. C'era Di Florio, il vostro presidente. Di Florio non era dirigente, ma comunque è stato un promotore della vecchia società. C'era un gruppo di dirigenti che veramente ha creato dal nulla la vecchia società. Erano tutti nuovi nel mondo del ciclismo, per passione hanno creato la società. Quindi noi abbiamo trovato già ben avviata tutta la situazione, poi noi teniamo in particolare anche all'organizzazione delle gare con due classiche che ormai organizziamo da tanti anni, quella che si è svolta il 1° maggio a Guarenna per le esordienti, che era la 19ª edizione, e poi a settembre ci sarà la 23ª edizione del Trofeo San Francesco, società che organizza anche le categoria juniores, è una classica di fine stagione per la categoria juniores. Perfetto, grazie Filippo. E allora noi, per completare per il momento il discorso su questa società Guarenna di Casoli, vediamo proprio il servizio, le immagini che sono state girate domenica a Fossa Cesia per questa 57ª edizione del Gran Premio di Fossa Cesia, città di Fossa Cesia, categoria allievi, vediamo. Doppietta del team D'Agnello nel classico Gran Premio Alessandro Fantini, prestigiosa corsa per allievi giunta alla 57ª edizione. Vince Luca Russo davanti a Emanuel D'Agnello al termine di una lunga battaglia sugli 8 giri del percorso tra Fossa Cesia e l'Abbazia di San Giovanni in Venere. Sul gradino più basso del podio Gianmarco Garofoli, team Recanati Marinelli Cantarini. Una corsa nel nome e nel ricordo di Alessandro Fantini, il compianto tamburino di Fossa Cesia, che a cavallo tra gli anni 50 e 60 ha fatto conoscere l'Abruzzo e la sua Fossa Cesia a tutto il mondo, affermandosi come corridore professionista di grande spessore internazionale. Nel corso degli anni la manifestazione ha raggiunto livelli tecnici ed agonistici di assoluto rilievo. Chi ha lasciato il segno in questa corsa ha poi spiccato il volo nelle categorie superiori. Parterre di qualità al via di questa edizione, 107 i corridori in rappresentanza di 25 squadre, che ha ricordato la figura di Vincenzino Sisti, venuto a mancare quest'anno e che è stata una colonna portante nella storia dell'attività in seno al comitato organizzatore presieduto da Antonio Cimini. Tra il quarto, il quinto e il sesto giro sono stati assegnati in sequenza il traguardo volante nelle mani di Riccardo Palumbo, team Mascherelli, il Gran Premio della Montagna a Garofoli e un altro sprint intermedio ad appannaggio di D'Agnello, il quale si è reso protagonista della fuga decisiva in compagnia del vincitore russo Emanuele Pellecchia della Caivano Mondial Service, Lorenzo Germani, Velosport Ferentino e Garofoli. La superiorità numerica dei due corridori della D'Agnello nel drappello di testa ha premiato gli sforzi del sodalizio campano, con Russo che ha potuto alla fine esultare. Da rimarcare l'ottimo 7° posto di Giuseppe De Laurentiis, portacolori dell'associazione ciclistica Guarenna di Casoli.
Piccola correzione, perché in realtà sesto posto di Giuseppe De Laurentiis della Guarenna di Casoli. Visto che stiamo parlando di attività giovanile, mi rivolgo a te Leonardo, perché in sede di presentazione dicevo che sei uno dei direttori sportivi di questa società Under 23 Bevilacqua Sport Ferretti, e voi avete già cominciato a vincere in mountain bike, eh? Sì, perché abbiamo una squadra, c'è anche una squadra di mountain bike, sì, già hanno vinto 3 gare in una settimana, ciò non ci possiamo lamentare. Dallo stesso corridore? No. 2 dallo stesso corridore, ricordiamo, più Paolo Fracassi, aiuto. Grazie. E poi invece la prima vittoria, poi dai gemelli, dai due gemelli, non mi ricordo il nome. Ecco, questa è una un'immagine. Questo è Paolo Fracassi. Paolo Fracassi, sì, è addirittura in penna con... Sì. Non lo fate, ragazzi, non gemelli, si fa l'impennata. I due gemelli che anche hanno se vinto, poi la gioia è tanta. Già avevano vinto, diciamo, parzialmente, e poi hanno vinto 2 gare a Ielli, hanno vinto a livello juniores. Invece questi sono i dilettanti, gli Under 23. C'è una squadra giovane, tutti del primo anno, diciamo il più vecchio che è un secondo anno, che purtroppo ha avuto un incidente in gara, di Genova, che adesso sta, sembra, risolvendo i problemi. Comunque tutti ragazzi alla prima esperienza nel campo dilettantistico. Abbiamo i migliori corridori juniores che sono passati dilettante. Questa delle che cos'è, marche. Leonardo? La presentazione. Questa è la del presentazione, team? Sì. E questa è la presentazione che abbiamo fatto a Roseto, perché il nostro sponsor principale è Ferretti, Pasticceria Ferretti, ci ha trovato una bellissima... Pasta gratis per tutti, eh? Sì, come no? Ma Ferretti, diciamo, non è conosciuto, ma è un grosso marchio che lavora per grosse aziende, cioè tutto ciò che è dolce, della terzi, McDonald's, insomma, ad esempio, viene fatta dalla pasticceria Ferretti. Quindi anche voi è un bel numero, un bel gruppo, no? Tra i sì, vari, è un bel gruppo, come ho detto, i migliori corridori delle Marche li abbiamo presi, il primo, il secondo e il terzo nella classifica regionale marchigiana sono venuti con noi, poi avevamo già 2 juniores, che uno ha vinto proprio l'ultima gara a Casoli, abruzzesi, e praticamente siamo riusciti a fare un gruppo di 8-9 corridori con l'aiuto di Andrea Cesarini, che praticamente prepara con molto impegno la preparazione dei ragazzi. Poi abbiamo Capo di Casa, che è stato sempre con noi, che ci dà una mano, perché per accompagnare i dilettanti bisogna fare trasferte molto lunghe, certo, sempre in Toscana, in Emilia. Avete già fatto quante gare fuori regione? Praticamente, cioè, se andiamo a vedere, tutte le abbiamo fatte fuori regione, iniziando dalla Firenze, Empoli, fino alla gara in Veneto, molto importante, che poi abbiamo fatto anche la Milano-Busseto, cioè stiamo partecipando anche a delle gare che onestamente è anche difficile iscriversi, perché adesso hanno portato i limiti a 175 corridori cioè non c'è mai posto, giustamente. Noi siamo una società che è nata adesso, però nonostante questo ci hanno invitato, certo, siamo riusciti a inserirsi, e questo è molto importante. Allora, noi ci dobbiamo fermare per la seconda volta, una breve pausa, e poi torneremo a parlare di ciclismo tra poco. Bene, siamo di nuovo in onda, adesso andremo fino alla fine, fino alle 22 con i nostri ospiti in studio. Volevo fare una domanda a Ruggero, perché credo che, o forse anche Andrea, la corsa di cui abbiamo visto prima le immagini della categoria allievi di Fossa Cesia, il Gran Premio, voi avete partecipato, no? Un po' di anni fa,
qualche modo. Non mi ricordo bene, comunque, stavo dicendo anche Leonardo che ho fatto secondo, terzo, non ricordo. Sì, sono delle gare in Abruzzo storiche che fondamentalmente tutti abruzzesi hanno fatto. A parte Andrea che mi diceva... No, non ho mai partecipato perché in quegli anni c'era, penso anche adesso, c'è l'Oscar Tutto Bici, che è una classifica dove ci sono le gare più importanti e i punteggi vengono presi appunto in queste gare. Ma sono fuori regione queste gare? Sono tutte fuori regione. Forse Filippo... In quell'anno arrivai secondo. Quindi partecipando a quella classifica, in quella data c'era sempre una gara che si fa, certo, a Brescia. E quindi non ho mai... Me la ricordo perché la prima edizione di questa gara la vinse mio zio Erminio, che adesso purtroppo è morto. La prima edizione fu vinta proprio da lui, quindi me la ricordo proprio per questo motivo. Perfetto. A proposito di gare, adesso parliamo un pochettino anche delle grandi corse amatoriali, perché abbiamo da farvi vedere le immagini di una gran fondo molto importante, quella di Cervia, no? Le vie del sale. È questo, eccole qui. Questa intanto è la magica doppietta di due corridori abruzzesi, sono Manuel Fedele e D'Angelo, Davide D'Angelo, credo che abbia tagliato per primo il traguardo Davide, insomma si sono scambiati in qualche modo i favori, questa è la premiazione. Un appuntamento molto importante, domenica scorsa, 22esima edizione, tre percorsi. Uno lungo di 174 km con ben 5 salite, un altro medio, quelle immagini, quella vittoria riguarda proprio il percorso medio, 118 km, anche qui c'è una cima Pantani, c'è una cima Pantani, e poi c'è il corto, 77 km, dove figura soltanto una salita. A questa corsa, forse voi lo saprete meglio di me, arrivano anche da fuori Italia i corridori, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti, dal Canada, insomma è una corsa molto ma molto importante, Austria, Belgio, Danimarca, io sto leggendo proprio insomma, le notizie che sono a corredo di questa corsa. Noi dobbiamo ringraziare per queste immagini ancora una volta Christian Bohm, che va in giro per l'Italia proprio ad interessarsi di queste importanti corse. Sì, volevi intervenire? No. Giro ha detto che forse era Tafi? No, ho inquadrato, sì, c'era anche... inquadrato questo ragazzo. Comunque c'erano personaggi importanti. Allora, c'erano campioni del calibro di Andrea Tafi, Paolo Savoldelli, Rinaldo Nocentini e poi c'era anche Omar Di Felice, l'ultra cycling man, che era presente grazie ad alcuni sponsor. Quindi davvero una competizione, una corsa molto ma molto importante. Insomma, abbiamo visto che c'è stata questa bella doppietta nel medio con il team GoFast, Manuel Fedele davanti al compagno Davide D'Angelo. Al terzo posto si è classificato Andrea Pisetta. Poi naturalmente anche ci sono tutte le varie categorie, c'è cioè la categoria femminile, per esempio nel medio ha vinto Michela Gorini della Fausto Coppi Fermignano, e poi insomma ci sono tante ma tante categorie. Anche in Abruzzo ovviamente le gran fondo stanno prendendo molto piede, no? Perché gli amatori vanno a fare fuori e si comportano molto bene, vincono spesso e volentieri. Leonardo? Beh, vabbè, queste sono altri tipi di gran fondo dove partono tanti corridori. Fra la prossima settimana ci sarà proprio la regina delle, una delle regine delle gran fondo, la Nove Colli, dove in 5 minuti fanno 10.000 partenti. Organizzazione ad altissimo livello, e lì cioè, ma ci saranno anche sono tutte manifestazioni che fanno bene al ciclismo. Speriamo che fanno bene anche ai ragazzi e possa sviluppare un po' il settore giovanile che purtroppo per me è in discesa. Cioè, secondo sta te soffrendo. No, in discesa sta soffrendo, ecco, sì. Perché? Qual è una causa? Dimmi una causa principale. Purtroppo penso che il ciclismo viene scoperto forse un po' troppo in ritardo. Cioè, io vedo persone che appena sposati perdono la testa poi
per il ciclismo. Cioè, forse i ragazzi hanno altri interessi, giustamente hanno altri interessi a 16-17 anni, certo. Al momento che devono fare veramente attività, 16-17 anni, 18 anni, quella è l'età un po' critica. È critica, sì, perché vediamo anche qui nel campo juniores, sono rimasti veramente pochi, cioè 10 anni fa erano 110 corridori gli abruzzesi juniores in Abruzzo, cioè si poteva fare la gara con solo gli abruzzesi, neanche. Ma non credo, cioè non voglio dire una stupidaggine, però penso che saranno 35-40. Quella juniores credo che sia la categoria più delicata, sì, perché juniores è una categoria, per me la migliore categoria per seguire un ragazzo per e per dargli le giuste nozioni per il proseguo. Ecco Filippo, questi ragazzi che hai di fronte, no? Mi rivolgo anche agli altri dirigenti della Guarenna, insomma, hanno le qualità e anche la forza poi mentale di, secondo te, qualcuno si spera che vada avanti? Ci sono elementi che si fanno, senza fare nomi, perché sono tutti meritevoli, si fanno già valere. Poi parecchi d'oro hanno cominciato da pochissimo ad andare in bicicletta, un anno, due, però ci sono degli elementi validi, sia tra gli allievi che tra gli esordienti, che secondo me hanno tutte le qualità per poter proseguire la loro carriera giovanile e poi chissà andare avanti. Però il ciclismo giovanile è un po' in decadenza, perché il ciclismo è uno sport molto molto faticoso rispetto agli altri. E poi bisogna sempre studiare. Quindi è dura far combaciare gli impegni scolastici a quelli del ciclismo, perché per allenarsi bisogna stare le ore in strada. Poi la vita del ciclista ha bisogno di regole precise, quindi la sera, dormire, alimentazione sana. Ecco, c'è bisogno anche di una certa sicurezza. Voi come state lì da voi a caso, da quelle parti? Ci si può allenare in sicurezza? Proviamo a fare il massimo, noi cerchiamo sempre di essere presenti, qualcuno di noi dietro di loro, a fare un po' da scudo con una macchina, con qualcosa, perché il mando stradale nelle nostre zone, ma come un po' in tutta Abruzzo, non è dei migliori. Siamo fortunati che siamo in una zona abbastanza di campagna, non abbiamo grossi centri, quindi il traffico è un po' più gestibile, però comunque... Perfetto. Nicolò e Daniele, volete intervenire anche su questo discorso dei giovani, dei ragazzi che stanno crescendo? Nicolò. Tutto Filippo, e sono ragazzi, diciamo, difficili da seguire, perché sono in un'età in cui vogliono fare anche altro, giustamente. Quindi bisogna indirizzarli, noi facciamo il massimo e ci proviamo, e alla fine siamo una piccola realtà, ma su 10 ragazzi riusciamo a mandare nella top 10, diciamo, almeno 2-3 ogni domenica sulle gare, in cui alcune volte anche di più. Ecco, Nicolò, quindi non ci possiamo lamentare. Alla fine della stagione, quante gare partecipano questi ragazzi, sia nella categoria esordienti che... Ma gli esordienti di solito li facciamo iniziare sempre dopo gli allievi. L'anno scorso comunque hanno fatto una ventina di gare. Gli allievi sicuramente di più, forse arrivano a 30, forse lo superano anche. Quest'anno mi sa che stanno già alla sesta gara. Sesta, settima gara. E poi andate anche fuori regione, no? Sì, perché purtroppo non è sempre possibile, certo, rimanere in Abruzzo, e quindi si va a correre anche fuori. Volevo coinvolgere anche Daniele Travaglini. No, Daniele, io Nicolò lui. Ah, tu sei Daniele, scusami, sì, no. Tu sei Nicolò. Nicolò, intanto ti volevo chiedere, ma questi baffi li hai sempre avuti così, belli curati? Sono ormai 4-5 anni che... Cioè, oramai li spunto, perché sennò... Si allungano. Metto i capelli, ho detto, ne approfitto per crescere i baffi. Perfetto, quindi anche tu, insomma, sulla falsa riga di quello che diceva. Sì, collega di ricerca. Noi ci diamo forza, perché i ragazzi ci danno un sacco di soddisfazioni, anche Giuseppe sesto domenica, ma anche Angelo tra gli esordienti ha fatto terza una gara. Campione regionale, infatti ci prendiamo tante soddisfazioni. Però anche a livello giovanile è difficile, perché si organizzano sempre meno gare, soprattutto in regione, si deve stare sempre fuori, è difficile sostenere una società giovanile. E allora fatemi un caloroso applauso per voi, ma per tutto il ciclismo giovanile, Guarenna,
di Casoli. Allora, gli ultimi 8-9 minuti, torniamo a parlare di questo appuntamento, di questi 3 giorni della Carovana Rosa in Abruzzo. Abbiamo già abbondantemente detto quasi tutto per quel che riguarda l'arrivo a Campo Imperatore. Ci sarà domenica prossima, poi giornata di riposo e la partenza martedì da Penne per Gualdo Tadino. Vogliamo dire qualcosa anche di questa bella partenza, Andrea? Sì, si partirà da Penne, una tappa dopo il giorno di riposo dove i corridori dovevano stare molto attenti nell'alimentarsi nel giorno di riposo. Cosa dovranno mangiare? Dovranno mangiare carboidrati, proteine, quindi sempre bilanciato, però non devono esagerare col mangiare, altrimenti, come si dice in gergo, si ingolfano troppo con gli alimenti, diciamo. Il corpo è abituato a girare a dei regimi molto alti, nel giorno di riposo non devono esagerare ad ingerire troppo cibo. Ecco, vediamo anche l'altra planimetria, proprio quella della partenza di Penne, eccola qui. Dal punto di vista altimetrico non ci sono grandissime difficoltà, però insomma le zone interne... Dopo il giorno di riposo diciamo che una partenza così in salita... Ruggero, poi potrebbe essere Leonardo possono Ruggero, sì. Ma sì, ma dopo la come dici tu, tappa di riposo comunque crea giornata di riposo. Crea sicuramente una per molti, come diciamo in gergo, tendenzialmente tende a ingolfare. Con una salita iniziale così la gamba ne risente per tanti corridori. La tappa è anche molto lunga, 239 km, ci sono 3 Gran Premi della montagna e toccano 3 regioni, Abruzzo, Marche e Umbria. Molto abilmente, dal momento che ci sarà una classifica già definitiva, già delineata, potrebbe essere una tappa adatta a fuga e quindi potrebbe arrivare una fuga. La fuga di giornata, la cosiddetta fuga di giornata. Sì. Non so se Ruggero si ricorda, nel 2009 ci fu una tappa che partì da San Martino di Castrozza. Sì. E in partenza c'erano 15-20 km di salita. E prima di iniziare la tappa, tutti i corridori sui rulli oppure a fare riscaldamento per partire già belli caldi. Quindi il nervosismo sarà... Perché è sempre il Giro d'Italia, quindi sei sempre collegato... Si partirà sicuramente forte, quindi... Collegato con il mondo e quindi tutti hanno voglia e desiderio di farsi vedere. Quindi ripeto, momenti in cui hanno già fatto 3 arrivi in salita, c'è stata qualche tappa per velocista, la classifica già avrà qualche nome definitivo, importante, sicuramente tanti corridori vorranno farsi vedere e attaccheranno già da subito per provare con azione. Grazie Ruggero. Leonardo. Sicuramente la fortuna è che è una tappa lunga, perché una tappa corta poteva essere molto più pericolosa. Però volevo, lasciando perdere il coso tecnico, volevo dire che è una giornata particolarissima, perché ci sarà il giorno di riposo, e il giorno di riposo è bello per gli sportivi, per tutti, che potranno andare a vedere agli alberghi e le squadre, esatto, come funzionano i pullman. Cioè, molto bello da vedere, e che potrà rimanere impresso molto ai ragazzi. Perciò consiglio ai genitori di portare i bambini e i ragazzi a vedere come funziona una squadra, già vedere i meccanici all'opera. Sì, ma pure gli alberghi diciamo della zona, perciò io penso anche che il quartier generale credo che sia fissato proprio alla Io credo che il quartier generale, per quanto riguarda i dirigenti, avranno trovato lì a Penne, ci sono 2-3, però tra Città Sant'Angelo, Monte Silvano e grandi alberghi. Poi tra l'altro mi hai fatto ricordare una cosa importante che non è stata detta, è stata detta la settimana scorsa, che nella giornata di riposo gli organizzatori proveranno a far salire proprio sui luoghi della tragedia di Rigopiano, proprio in maniera simbolica, alcuni grossi nomi, alcuni big, proprio per omaggiare, per dare un'estrema saluta ai 29. Lo faranno col dovuto rispetto, sicuramente andranno a depositare qualcosa, che anche questo purtroppo non si può dimenticare, bisogna ricordarlo. Però la cosa caratteristica per me è andare a vedere gli alberghi, tanto sui giornali, ormai sulla Gazzetta
scrivono anche scrivono l'albergo anche dove si trovano le grandi è molto squadre. Molto ancora pochissimi minuti, Giro d'Italia, chi lo vince, Andrea? Ma adesso è facile dire Yates, però Froome sta pedalando bene, è ancora molto lunga, ancora resto da dire. Dopo la tappa, diciamo che la terza settimana sarà quella decisiva, adesso è ancora molto presto. Grazie Andrea. Ruggero, grazie a voi. A me sta piacendo come sta correndo Dumoulin, la sta gestendo la maglia rosa uscente, sì, l'ultimo vincitore del Giro d'Italia, ha vinto la cronometro e sto notando che pedala veramente in tranquillità, fa fatica perché oggi ha fatto fatica, ma la cronometro poi sarà ancora dalla sua. E anche l'anno scorso di fatto è in salita, soprattutto nelle prime salite si è difeso, poi su Europa ha battuto addirittura Quintana, quindi è stato fortissimo, nella prima fase del Giro d'Italia ritengo che Dumoulin anche l'anno scorso abbia avuto una condizione simile a quella attuale. Quindi in linea con i risultati e con gli andamenti fisici dell'anno scorso, e poi da metà giro in poi molto probabilmente la sua condizione salirà, lo vedo pedalare bene, lo vedo pedalare tranquillo, a me piace e credo che il giro potrà essere ancora suo. Grazie a Ruggero Marsole, che sei stato anche molto preciso. Leonardo. Mi ha rubato il però mi fa piacere che almeno qualcosa ha imparato. No, Dumoulin certamente è facile dirlo, anche se quest'anno ha avuto un avvicinamento molto più naturale, ha cercato di non sbagliare, però nel ciclismo non è mai uno più uno. Sicuramente Dumoulin, e adesso dobbiamo vedere questi il vincitore di oggi che praticamente che è arrivato Yates. Secondo Yates. Questi due corridori della mia luce, mi ha veramente sorpreso, come mi ha sorpreso alla Tirreno Adriatico, perché vincere la Tirreno Adriatico per uno scalatore su una salitella, diciamo, fare cioè non è un numero facile. Qui era il suo campo normale, però come si è mosso, però Dumoulin ci dà un po' una certezza. Grazie anche a Leonardo Bevilacqua, abbiamo già ringraziato gli amici di Guarenna di Casoli, Filippo Rossetti, il team manager, e da quest'altra parte tutto il gruppo che ci è venuto a trovare. Ringrazio io Andrea Berardinelli e Diego Martelli, due operatori di studio, in regia c'è Danilo Cinquino, e noi naturalmente però facciamo il tifo, almeno per la tappa di domenica, per Giulio Ciccone, poi c'è un altro abruzzese, lo ricordiamo, Giuseppe Fonzi. Ricordiamo anche lui che insomma sta facendo esperienze al suo secondo giro, è un tuo pupillo? Ha corso con me da juniores e poi nella Colpac da dilettante. Perfetto, come allora Ciccone, siamo in chiusura. Anche Ciccone e Giulio nella Colpac. Sei una fucina di talenti. Siamo in chiusura, c'è però l'aforisma questa sera letto in voce da Andrea Di Fabio. Vi ricordo che alle 22:30 partirà a tutto campo il salotto calcistico di Serie B di Pierluigi Vasile. È tutto, grazie e buona serata.